adesso faccio una vita normalissima, però fin dalla nascita la mia vita è stata un po' segnata da qualche problema di salute. Sono nata infatti da due genitori microcitemici, quindi sono talassemica, e dall'età di 4 anni ho sempre fatto trasfusioni ogni 15-20 giorni. La talassemia, o meglio talassemia, è un gruppo eterogeneo di malattie ereditarie molto diffuso nel nostro paese. L'anemia richiede una serie periodica di trasfusioni che portano inevitabilmente a un accumulo di ferro nei vari tessuti ed organi, per cui è necessaria una terapia chelante che può essere fatta per via sottocutanea o per via orale. Non voglio dire mia laccio ai miei tempi, ma perché sappiano i bambini cosa era importante la maestra elementare. Ci ha insegnato a dividere il panino. Per sentire il gusto invece non era sentire il gusto, era farci sentire vicino uno con l'altro. Ci insegnava a tollerarci uno con l'altro, aiutarci. E da lì ebbe inizio questo sentore per il volontariato. La donazione del sangue per noi è una cosa molto importante, perché il fatto di sapere di poter contare su una trasfusione di sangue regolarmente, e quindi che questo sangue non manchi mai attraverso l'opera che fanno i donatori, è per noi una garanzia di poter fare una vita completa e sotto tutti gli aspetti. Con la terapia chelante, la terapia trasfusionale, oggi i soggetti hanno raggiunto l'età adulta, hanno una vita affettiva e sociale del tutto corrispondente ai coetanei. Molti nostri pazienti hanno una famiglia e molti hanno realizzato il desiderio di diventare genitori. Talab è un laboratorio che ha come obiettivo quello di identificare molecole che possono essere utili per avere una strategia alternativa alla terapia di questa patologia, che attualmente, come tutti sappiamo, viene curata con trasfusione di sangue e in alcuni casi con trapianto di midollo. Sono il dottor Marco Sommacampagna, coordinatore locale per i trapianti dell'azienda ULS 18 di Rovigo. Mi interesso di donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto. È un elemento importante, fortemente appoggiato dal Servizio Sanitario Nazionale, in quanto la donazione di organi e tessuti è un atto terapeutico che è fondamentale per restituire dignità alla vita delle persone, ma soprattutto per dare vita alle persone. Io sono fortunata moltissimo perché ho un'unica sorella e quella sorella è compatibile al 100%, quindi lei è stata la mia donatrice. Sono fortunata perché da quell'età lì, dai 14 anni in poi, la mia vita è cambiata. È cambiata totalmente, perché poi non ho più dovuto fare trasfusioni, non ho più dovuto fare le terapie di notte sottocute, e questo grazie a mia sorella, grazie a quel gesto, per lei costato, devo dire, abbastanza poco, perché per lei è stato solamente un ricovero di 2-3 ore, un day hospital, però lei con quel piccolo gesto mi ha ridato una vita normale, tranquillissima. Io lavoro, sono sposata, spero di essere anche madre. Quindi io voglio invitare tutti voi a fare un gesto di altruismo per donare il midollo osseo qualora qualcuno ne abbia bisogno. Perché veramente con un semplice gesto potete salvare una vita, dare una nuova possibilità di vita ad una persona. Bisogna sentirsi simile, non devi pensare che chi ti sta vicino sia il lupo, ma chi ti sta vicino è un fratello. Dunque questo amore lo devi trasmettere. Se trasmetti questo amore, in particolare i giovani, loro te lo danno 3 volte di più. Ecco perché dico sempre, ragazzi, stiamo vicini ai giovani, che i giovani è il sale della terra, è la vita, è la speranza, è la luce per continuare sempre nel volontariato. Grazie. Io vorrei ringraziare a nome di tutti noi pazienti talassemici, tutti quelli che fanno donazione di sangue e tutte le loro associazioni, e gli vorrei dire che quello che fanno è veramente importante e ci dà la vita. Mamma.